primissime ore di lavoro di questo 2023, come hai trovato i tuoi ragazzi? Ma molto bene, abbiamo fatto un periodo di riposo e quando siamo rientrati per gli allenamenti, diciamo che hanno fatto i compiti a casa, li hanno fatti bene, si sono presentati con, chiaramente con un po' più di freschezza in più che quella che serviva dopo un campionato d'andata fatto veramente a 1000 all'ora senza mai fermarsi. Cosa gli hai detto? Riprendiamo da quel 95esimo? No, no, gli ho detto che le partite vanno giocate fino al 95esimo, come abbiamo sempre detto, e che questa volta siamo stati premiati e che gli episodi li abbiamo portati dalla nostra parte. Sappiamo che bisogna migliorare, ma continuare così. Una squadra tosta, che non molla mai, che il Pordenone deve essere così, perché nel girone del ritorno ogni partita deve essere giocata come abbiamo fatto con la Triestina, con qualche difficoltà perché le squadre avversarie ci sono e ti mettono in difficoltà, ma soprattutto con quel carattere, quella voglia di lottare fino al 95esimo che questa volta finalmente ci ha premiato. Domani avete programmato un amichevole con il Fontana Fredda, è uno step importante insomma in vista della ripresa di domenica. Sì, uno step importante soprattutto perché giocheremo 45 minuti a testa almeno e quindi riprendiamo un po' il ritmo della partita, anche se in questi allenamenti qua i giocatori stanno veramente facendo un buon lavoro, hanno fatto un buon lavoro. Ci arriveremo un po' stanchi, ma va bene così. L'importante è che poi abbiamo un giorno in più per recuperare fino a domenica, che ci arriviamo con le giuste energie, ma soprattutto con la giusta mentalità per quello che riguarda il Pordenone. Per il popolo nero-verde non sarà un amichevole come le altre, insomma... Si gioca, si torna al Bottecchia, che dove il Pordenone ha scritto la sua storia. Ecco. Vedete voi, il Bottecchia penso che sia uno stadio dove i tifosi del Pordenone, ma tutti i giocatori che sono passati al Pordenone, hanno fatto la storia. Quindi bello ritornarci, sarà anche per me emozionante andarci, perché comunque solo il pensiero che il Pordenone nasce al Bottecchia e che tanti giocatori che sono passati là poi sono arrivati magari anche in Serie A qualcuno, e i tanti campionati vinti, quindi significa che tornare a casa per adesso al Bottecchia, ed è bello anche per me, emozionante sedermi magari in una panchina dove sono stati tanti allenatori che hanno vinto e tanti allenatori che hanno fatto la storia del Pordenone. C'è anche un aneddoto, insomma, tu sei stato una volta al Bottecchia e hai portato fortuna. L'unica volta che sono venuto a vedere una partita era con la Cremonese in Serie C e mi ricordo che almeno si è vinto forse 1-0, adesso non mi ricordo che si è vinto comunque perché mi... Quello di Maccana all'ultimo minuto. Sì, si è vinto alla fine, ecco, se l'hai vinto alla fine il Bottecchia è un bel casino, nel senso era molto caldo come stadio e comunque si vede che comunque c'è cioè, in quei tempi lì il Bottecchia veramente ha fatto veramente le fortune di tanti giocatori e anche della società. E avere giocatori che insomma nell'ultima partita giocata al Bottecchia c'erano, insomma, Burrai, Bassoli, Zammarini, insomma, al netto insomma anche di infortuni, insomma, anche loro ci terranno a giocare. Ma sì, ma domani Candellone, diciamo che domani è un giorno speciale per i giocatori, per la storia del Pordenone, ma soprattutto per i tifosi che dopo tanto tempo, magari chi viene a vedere una partita al Bottecchia dove hanno visto tante battaglie, dove hanno visto vincere tante battaglie e tanti campionati. E sarà una prova generale in vista del trasferimento a Fontana Fredda, insomma, in questo ritorno in provincia che può essere un valore aggiunto in questo percorso del girone di ritorno di questo 2023. Sì, sinceramente devo dire che a Lignano si trova bene perché comunque è bello il campo, bella la struttura, però abbiamo tanto voglia di tornare a casa anche noi e dopo tanti anni e si sta avvicinando, ed è questa anche una motivazione in più, deve esserci da parte di tutti, di noi, diciamo giocatori, staff, società, ma soprattutto i tifosi, per avvicinarsi sempre di più a questo Pordenone che dovrà competere con altre squadre per poter arrivare magari a marzo insieme alle altre per potersi giocare questo campionato.